Ciao, ciao a tutte e a tutti e benvenuti in quello che è l'appuntamento clou di questa quarta giornata di Forum PA 2020, questo formato inedito di Forum PA che dal lunedì a sabato prossimo è online su tre canali tutti i giorni. Beh, il tema di oggi è un tema centrale per chi ci segue sa, è un tema che noi stiamo affrontando da settimane. Parliamo di città, della resilienza delle città. Le città sono le istituzioni più vicine ai cittadini. Sono le istituzioni che in questo momento si sono trovate, scusate, ad affrontare quella che è stata un'emergenza che era fino a qualche settimana fa impensabile. Vediamo la nostra copertina e poi torniamo in studio. Epidemie ed emergenze sanitarie sono sempre state occasioni di profondo ripensamento delle infrastrutture, dello spazio e della governance urbana. L'iconica passeggiata di Victoria Embankment lungo le rive del Tamigi, così come la maggior parte dei quartieri storici della città di Napoli, sono interamente frutto di azioni di contrasto delle epidemie. Le crisi di salute pubblica raramente sono passate senza lasciare un segno nelle città. Ed è stato anche attraverso le misure di prevenzione assunte nel tempo dalle amministrazioni locali che parchi pubblici e infrastrutture di servizio sono diventati elementi ordinari del paesaggio urbano. È difficile oggi comprendere pienamente l'eredità che l'emergenza da coronavirus lascerà nel modo di concepire la vita urbana. Senza dubbio, le nostre città hanno sperimentato capacità adattive e soluzioni innovative, concepite in emergenza, ma in grado di avere conseguenze nel lungo periodo. Pur nella considerazione degli ambienti emergenziali più stringenti, sanitari, occupazionali e abitativi, quelli sui quali vogliamo considerare l'operosità e l'impegno dei comuni riguardano l'inclusione sociale, la transizione al digitale, la mobilità e le strategie di contenimento del cambiamento climatico. I sindaci e le amministrazioni comunali hanno affrontato l'emergenza in prima linea, provvedendo alla tenuta sociale delle proprie comunità e ricorrendo ad azioni spontanee di solidarietà, inclusione e partecipazione, costantemente supportate dal digitale. Le piattaforme virtuali sono diventate luoghi stabili dell'interazione, garantendo l'erogazione di servizi essenziali, la continuità del lavoro e delle relazioni sociali. Così, città più mature dal punto di vista digitale hanno goduto di un grande vantaggio nel fronteggiare la tempesta che le ha investite. Andare in bicicletta o spostarsi a piedi non è mai stato tanto sicuro come durante il lockdown e per scongiurare il rischio di un ricorso massivo ai veicoli privati, una volta allentate le restrizioni, molte città stanno rilanciando i propri piani di ampliamento delle reti di piste ciclabili e aree pedonali. Si tratta di segnali positivi che vengono dalle città, considerando che il calo di CO2 registrato nei primi mesi del 2020 potrebbe essere del tutto temporaneo e la ripresa dei livelli di emissioni pre-crisi rapidissima. Sarà importante quindi non perdere di vista le agende condivise a livello globale per il contenimento del cambiamento climatico, evitando che in nome della ripresa economica siano sacrificati i passi in avanti e gli impegni presi per la sostenibilità del paese. Green transition, digital transformation e lotta all'esclusione sono gli obiettivi che restano confermati nel medio e lungo periodo dai programmi strategici europei e nazionali. E in tutti questi obiettivi le città rivestono un ruolo di assoluto protagonismo. Eh sì, le città quindi al centro delle nostre riflessioni. Beh, come Forum PA noi abbiamo avviato un percorso appunto di ricerca e di riflessione, se la regia mi mette la nostra diapositiva con il percorso. Già da un mese fa abbiamo avviato il nostro cantiere Smart City, un cantiere tramite il quale stiamo ragionando appunto su questi temi, sul tema della resilienza e della risposta, un tavolo di lavoro che è nato a giugno e ci porterà fino a novembre. Oggi appunto abbiamo organizzato questo importante incontro di cui ovviamente adesso vi parlerò e poi stiamo andando avanti fino a fine anno. A settembre abbiamo organizzato insieme agli amici di Modena un momento di riflessione che parte dalle piccole e medie città, quindi Modena all'interno di Modena Smart Life. A novembre avremo la seconda edizione del nostro Forum PA 2020 con uno spazio dedicato ai temi urbani e poi a dicembre il nostro tradizionale qui a Roma Forum PA Città. Quindi un percorso che è nato a giugno e che si concluderà a dicembre proprio di riflessione e di approfondimento.
Oggi ne parliamo con ospiti importanti, a cominciare dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, che è qui nei nostri studi. Benvenuta sindaca. Grazie, grazie dell'invito. E con il nostro Daniele Fighera, che è il nostro esperto di città. A te, Daniele, ti do la parola per introdurre, poi sentiamo la sindaca, poi avviamo una tavola rotonda con i nostri altri ospiti. Prego, Daniele. Allora, molto rapidamente, se parte la nostra presentazione, riassumiamo come abbiamo impostato questo percorso di cui parlava Gianni. Noi sappiamo che le città hanno vissuto in modo forte l'emergenza Covid, alcune città italiane l'hanno vissuta in modo assolutamente drammatico, penso Bergamo, Brescia, ma anche tutte le altre città dove fortunatamente l'impatto non è stato così devastante, hanno vissuto uno stravolgimento degli assetti urbani usuali. Noi abbiamo individuato cinque temi sui quali, anche grazie ai contributi che già abbiamo cominciato a ricevere dalle amministrazioni locali, che abbiamo provato a sintetizzare in queste cinque parole. Il primo tema è quello della fragilità, delle vulnerabilità sociali e funzionali che la circostanza dell'emergenza ha messo in luce. Il secondo è il tema della fruibilità. Abbiamo avuto delle città che per un arco di tempo sono state vissute dai cittadini, diciamo, a chilometro zero, a 15 minuti di passeggio, di camminata, e questo ha messo in evidenza le tematiche della distribuzione dei servizi nell'ambito urbano. Tanto più grandi sono le città, tanto più critiche queste tematiche di distribuzione di servizi si sono manifestate. Terzo tema è il tema della conoscenza. Mai c'è stata tanta attenzione ai dati come nelle scorse settimane. Tutti i cittadini aspettavano la conferenza stampa delle 18 e credo anche molti amministratori. Ma al di là di questo, si è diffusa la consapevolezza della quantità di informazioni che oggi sono disponibili per il governo urbano, ma anche quanto poco ad oggi queste vengano effettivamente utilizzate. Quarto tema è il tema della condivisione. Tutti questi elementi di informazione, in che misura devono trasformarsi in elementi di conoscenza che vengono trasferiti ai cittadini, sia in termini di loro informazione, sia in termini di offrire a loro possibilità di partecipazione. Anche da questo punto di vista, l'esperienza Covid è stata, credo, ma ce lo diranno i nostri ospiti, un'esperienza che ha creato situazioni nuove nel contatto tra amministratori e cittadini. Infine, il tema della ripresa. Molte, tante attività tipicamente urbane, tutte le attività relazionali sono state fermate per 2 mesi. Questo ha determinato una crisi economica negli ambiti urbani molto rilevante, come uscire da questa crisi. Noi vorremmo su questi temi, come dire, riflettere su tre aspetti di ciascuno di questi. Il primo è che cosa abbiamo capito dall'esperienza di crisi, mettere insieme le esperienze fatte. C'è stata una grande capacità di adattamento, veniva ricordata prima. Ci sono stati citati i casi di, diciamo, gli appalti per le mense scolastiche utilizzati per fornire cibo alle famiglie in condizioni di difficoltà, le piattaforme tecnologiche immaginate per una funzione, riadattate per un'altra in questa circostanza. Bene, mettere insieme tutte queste esperienze di adattamento fatto e confrontarle, vedere quali hanno funzionato e quali non hanno funzionato, come è normale che sia. Secondo elemento, quali di queste misure straordinarie che sono state introdotte, sperimentate in questa fase, è utile mantenere, riadattare o sviluppare, sia per l'anno che ci aspetta, che sarà un anno intermedio, un anno ancora con forti limitazioni della mobilità e della socialità, sia per il dopo crisi. E infine, quali indicazioni strategiche se ne possono ricavare proprio sull'assetto
delle città. Io, diciamo, poi possiamo vedere nel dettaglio ciascuno di questi temi, il tema della fragilità più evidente messo in luce da ciò che è avvenuto è le persone che sono fisicamente, socialmente, psicologicamente non autosufficienti che vivono nelle città. Quante sono i nostri meccanismi attuali? Sono tali da consentire a questi cittadini di partecipare appieno alla vita urbana? Secondo aspetto, la fragilità delle infrastrutture funzionali. Che cosa sarebbe successo se qualche infrastruttura funzionale fosse entrata in crisi o in difficoltà nel corso di questa crisi? Esistono dei luoghi comuni dove diversi gestori di servizi sotto le regie dell'amministrazione comunale governano queste fragilità? Il tema della fruibilità, lo abbiamo detto, gli spazi vicini, quanti servizi, quante carenze di servizi si sono manifestate in questa fase e per converso, in che modo, in che misura l'applicazione diffusa dello smart working si rivela o può rivelarsi uno strumento atto a ridurre i flussi di mobilità che determinano la congestione e l'inquinamento urbano. Il tema della conoscenza, ripeto, tutti i dati che noi abbiamo in parte scoperto di avere a disposizione, ma abbiamo anche scoperto che i dati senza modelli di interpretazione dei dati non funzionano o peggio non possono indurre a decisioni sbagliate. E questi dati vengono messi insieme, a che punto sono le esperienze di Smart City Control Room che diverse città italiane stanno facendo? La condivisione, appunto, quali sono i nuovi strumenti di partecipazione e di informazione che sono stati attivati, che possono funzionare e che possono andare avanti? E infine la ripresa, cioè cosa serve alle attività tradizionali per riprendersi e quali invece sono gli ambiti innovativi che vanno introdotti nelle economie urbane. Tutte le crisi, lo sappiamo, sono momenti di cambiamento perché allargano le opportunità, accelerano i processi. Questo è quasi un luogo comune, ma non è detto che il cambiamento generato dalle crisi sia un cambiamento positivo. Le guerre sono considerate gli esempi di cambiamento più violento. La Seconda Guerra Mondiale ha generato un nuovo assetto di sviluppo, di crescita. La Prima Guerra Mondiale ha generato uno sviluppo di tragedie. Quindi dipende dal modo in cui l'evento viene metabolizzato, viene trasformato in strategia. Così come dopo la Seconda Guerra Mondiale si fece una Bretton Woods in cui fu riorganizzato il sistema mondiale, ecco, noi vorremmo dare, siamo così ambiziosi da voler dare con questo percorso un piccolo contributo a riflettere su come riorganizzare i nostri sistemi urbani dopo questa esperienza. Grazie Daniele. Beh, Sindaca, mi sembra che di argomenti ce ne sono tanti. Lei una volta scherzando disse: mancano solo le cavallette. In effetti, ahimè, in una città così complessa abbiamo trovato una situazione appunto da affrontare che non ci immaginavamo fino a qualche settimana fa. Cosa si immagina appunto rispetto a un po' alle provocazioni che abbiamo sollevato? Cosa abbiamo fatto? Quali sono le strategie? Quali sono le lesson learned per il passato, per i prossimi mesi? Prego, Sindaca. Grazie, allora innanzitutto grazie per questa opportunità. Io partirei da un concetto che è stato detto fino adesso più volte. Le crisi debbono essere interpretate come un'opportunità. Evidentemente la crisi ha degli impatti sicuramente negativi. In questo caso, parlando del Covid, noi abbiamo avuto un impatto sanitario drammatico, soprattutto in alcune città. Allo stesso tempo dobbiamo, in qualità di amministratori, dobbiamo invece accelerare su tutte quelle che sono le cosiddette esternalità positive che comunque un evento tanto drammatico può comunque generare. Allora, da un certo punto di vista io penso che le tre risposte chiave, un po' alle provocazioni come le ha definite lei, ai punti di domanda, ai quesiti invece che sono stati formulati prima, potrebbero essere tre: risposta, la risposta delle città a questo impatto, la resilienza e la rigenerazione.
risposta. Quello che abbiamo imparato, innanzitutto, cos'è? Parlando di Roma, la città di Roma ha risposto molto bene alla crisi, mi permetto di dire. Sia dal punto di vista amministrativo siamo riusciti ad adottare tutta una serie di atti molto restrittivi, questo non c'è dubbio, che però hanno preservato la città dall'ondata di contagio impattante, come c'è stato purtroppo in altre città, ma semplicemente perché lì è arrivato prima. Quindi noi abbiamo avuto, se vogliamo dire così, la fortuna di poter vedere cosa accadeva e prevenire. In altre città questo non è accaduto. Abbiamo avuto un'ulteriore fortuna dei cittadini che hanno risposto a loro volta in maniera estremamente drastica, per cui pur con grandi difficoltà amministratori e cittadini si sono mossi remando nella stessa direzione. Questo ha generato un effetto positivo, almeno per quanto riguarda il contagio. Sempre in termini di risposta abbiamo imparato che siamo una città resiliente. Forse nessuno pensava che una metropoli come Roma, 3 milioni di abitanti, con tante spinte, perché insomma è una città policentrica, una città molto complessa, nessuno immaginava che Roma avrebbe risposto così immediatamente. Ce l'abbiamo fatta e abbiamo iniziato a capire che tutto sommato si può lavorare in smart working. Noi nell'arco di una settimana abbiamo portato l'80% dei lavoratori, dei dipendenti Roma Capitale, a lavorare in smart working, con lavoro agile, senza averlo mai fatto prima, perché diciamocela tra noi come se non ci ascoltasse nessuno. Molte norme fatte nel passato erano di difficile attuazione, tanto è vero che insomma si parla sempre, si parlava tanto di smart working, ma poi se ne attuava poco perché c'erano tanti vincoli, tanti lacci che erano troppo complicati da attuare. Di fatto il Covid ci ha imposto di attivarli anche senza rispettare, diciamo, tutti i paletti che le normative davano. Quindi c'è stata questa accelerazione, ci siamo trovati nella tempesta, abbiamo iniziato a nuotare. Vogliamo dire non con uno stile perfetto? Diciamolo, si può affinare nel prosieguo, ma l'abbiamo fatto. E da qui noi impariamo che la smart working può essere effettivamente utile. Noi avevamo già iniziato a erogare tutta una serie di servizi online, abbiamo moltiplicato i servizi online offerti ai cittadini. In questo periodo abbiamo lanciato anche una delle problematiche più grandi di Roma, è quella del condono, un portale per avviare tutte le pratiche di condono online, che già sta avendo un ottimo successo. Noi tutto questo lo manteniamo, è evidente, non teniamo i dipendenti all'80% in smart working, ma al 30% probabilmente lo faremo, soprattutto per le categorie più fragili. La pandemia non è ancora finita, quindi per esempio le categorie over 60 le lasciamo a casa, chi ha delle fragilità, delle patologie, e quindi evidentemente è più a rischio se dovesse venire in contatto con una situazione di contagio, chi per esempio ha figli piccoli, in questo momento è stato facilitato anche nel rientro, perché evidentemente con le scuole chiuse, i centri estivi che evidentemente non tutti possono aprire, ha avuto più facilità a rimanere a casa con i bambini. Quindi abbiamo iniziato a enucleare una serie di categorie che saranno probabilmente le prime beneficiarie di questa permanenza degli effetti di smart working, almeno finché le stesse persone desiderano continuare ad attuarlo. Ci siamo inventati sostanzialmente due portali per dialogare con i cittadini in maniera molto più diretta. Il primo è stato Roma Aiuta Roma, veramente un portale nel quale abbiamo racchiuso tutti i servizi che durante la fase di lockdown il comune continuava a erogare, ma abbiamo pensato di fornirli tutti su un'unica piattaforma per una comodità d'accesso ai cittadini, dai numeri utili a come si fa a ottenere il buono spesa, a come si fa per ottenere il pacco spesa a casa, cosa serve se hai bisogno di farmaci. E poi abbiamo iniziato a mettere online, sempre con accesso da questo portale, tutta una serie di servizi diversi di intrattenimento, perché evidentemente quando le persone sono a casa qualcosa devono fare, e quindi cultura in casa e cultura in casa kids, per arrivare più vicino alle persone abbiamo consentito loro di guardare e di vedere le opere che il Teatro dell'Opera ha fatto, alcuni spettacoli teatrali, le mostre nei musei, per dirne alcune. E poi abbiamo attivato anche un ulteriore servizio, che era quello dello sport a casa, quindi con dei programmi di allenamento differenziati, sia fatti da federazioni, sia fatti da associazioni sportive, sia fatti dai nostri centri sportivi. Insomma, ci siamo inventati cose. Abbiamo deciso di creare un'altra sezione che si chiamava Le belle abitudini, perché in tutto questo gli stessi cittadini sono diventati resilienti e si sono adattati, proprio perché un'altra parola è la capacità adattiva. I cittadini hanno iniziato ad aiutarsi gli uni con gli altri, le mascherine, alcuni sarti hanno iniziato a
cucire mascherine a regalarle ai loro vicini di casa, alle persone del quartiere. Le abbiamo raccontate. Alcuni ristoratori che avevano evidentemente, si sono tutti adattati, no? Non si poteva all'inizio più andare al ristorante, le persone hanno iniziato a ordinare online, quindi tantissime persone aprivano per effettuare consegne online, alcuni la mattina aprivano per consegnare a tutti i più fragili, quindi arrivavano le associazioni, prendevano magari la pizza, prendevano il cucinato e le portavano gratuitamente ai più fragili. Insomma, ci sono state tantissime modalità con cui gli stessi cittadini si sono aiutati gli uni con gli altri. Questo è l'indice di una città resiliente, resiliente a partire dai cittadini. Questo mi è piaciuto molto. Io voglio che questo spirito sia mantenuto, perché deve far parte di una comunità che è immersa in una società di cambiamento. Anche il tema del cambiamento climatico, del quale si parla ormai da anni a livello soprattutto internazionale, le stesse città, no, all'interno di circuiti come il C40, l'U20, le stesse città si scambiano le buone pratiche, ma poi arrivate a calarlo all'interno della propria comunità si trovano delle resistenze. Immaginiamo, noi è da 4 anni che lavoriamo sulle piste ciclabili, perché riteniamo che la mobilità dolce possa essere una risposta quantomeno per gli spostamenti tra i 5 e i 10 km all'interno di una città, e trovavamo un po' di resistenza al cambiamento da parte dei cittadini. Dopo il lockdown, dopo aver visto come il livello di inquinamento di fatto è calato, gli stessi cittadini hanno risposto molto bene alla mobilità dolce. Lo stesso governo ha semplificato le procedure per realizzare le piste ciclabili e abbiamo iniziato a mettere in terra 150 km di piste ciclabili che avevamo progettato e che stavamo realizzando con tutte le procedure ante-Covid, molto più lente, e a questo punto abbiamo dato, come dire, un'accelerazione. E devo dire che all'interno dei nostri negozi romani, biciclette, monopattini, eccetera, sono andati a ruba. Sono arrivati nella nostra città molti operatori di scooter sharing, bike sharing e monopattini in sharing, e sono mezzi che le persone ormai utilizzano quotidianamente. Quindi questo tanto per, diciamo, dare a pennellate alcuni cambiamenti che gli stessi cittadini hanno interiorizzato e che riteniamo utili mantenere, proprio sfruttando il volano, permettetemi di dire così, che questa crisi ci ha dato. E tutto questo in realtà poi si incardina su un lavoro che avevamo iniziato in precedenza. Nel 2019 abbiamo approvato il piano urbano della mobilità sostenibile, un piano abbastanza visionario che Roma non ha mai avuto, che è una proiezione della mobilità da qui a 10 anni, ciò che in realtà si fa normalmente. Noi abbiamo inteso realizzarlo e già nella realizzazione di quel piano lo abbiamo costruito con un dialogo con la cittadinanza, e guarda caso i cittadini chiedevano il cambio di paradigma, passare da una città dove c'è la prevalenza dell'utilizzo dell'auto e del mezzo privato a una città in cui i mezzi pubblici fossero prevalenti. Per cui abbiamo un piano che prevede, oltre alla prosecuzione della metro C, la prosecuzione della B e della B1, la realizzazione della metro D, una serie di linee tranviarie, l'implementazione delle linee bus e poi una rete di corsie ciclabili, le funivie urbane, quindi tutta una serie di mezzi per iniziare a lasciare a casa l'auto privata. Questo lo stiamo già realizzando. Allo stesso tempo, negli anni precedenti abbiamo aderito al forum 100 città resilienti, quindi Roma si è dotata di una strategia di resilienza che sicuramente è risultata abbastanza utile in questo momento, e allo stesso tempo avevamo avviato un progetto di rigenerazione urbana aderendo al programma internazionale Reinventing Cities. E proprio in questi giorni sono iniziate ad arrivare le risposte ai nostri primi 5 o 6 ambiti urbani che avevamo messo in programmazione, in concorso di idee. Abbiamo ricevuto 26 risposte diverse, dove i principi cardine erano la rigenerazione nel senso green, quindi evidentemente a impatto zero, e nel senso di apertura alla comunità, quindi la rigenerazione deve svolgersi insieme alla comunità all'interno del quale questo ambito degradato e abbandonato si trova, dialogando con la comunità stessa per capire quali funzioni fossero più gradite, in modo tale che non fosse un progetto calato dall'alto, ma che respirasse insieme ai cittadini che poi questo ambito si troveranno a vivere, evidentemente anche con un minimo di sostenibilità economica, perché nel rapporto tra pubblico e privato non dobbiamo demonizzare, ma il privato deve avere un ritorno, altrimenti non può investire. Ma tutto questo era un programma, come dire, che abbiamo iniziato nel corso di questi anni e che adesso ci troviamo
a consolidare e a vedere quanto sia stato utile attivare degli strumenti che andassero proprio nel senso della rigenerazione, della risposta, del dialogo con i cittadini e della resilienza. Ecco, io credo queste siano le chiavi di una città del futuro. Quello che noi stiamo proponendo, e a breve lanceremo una piattaforma che vogliamo chiamare Roma Città del Futuro, che stiamo materialmente costruendo insieme agli stakeholder, è una città che risponda alle esigenze dei cittadini, delle imprese. È evidente, uno dei punti di debolezza che abbiamo scoperto, ma in realtà ce ne eravamo accorti da un po', ma che abbiamo scoperto tutti, è la fragilità del sistema amministrativo e l'assoluta immobilità dello stesso. Noi invece abbiamo bisogno di stravolgere completamente gli strumenti normativi che gestiscono e dominano purtroppo le nostre amministrazioni, perché dobbiamo essere molto più flessibili, come lei ha detto, no? Una mensa scolastica che può erogare pasti magari a una comunità, ecco, dove è stato fatto con una estrema difficoltà, proprio perché gli strumenti amministrativi che sino adesso sono stati messi in campo non sono stati pensati per essere flessibili. Questa crisi ci insegna che la flessibilità è la parola chiave. E ancora, il decreto semplificazioni che è stato varato nei giorni scorsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato, come dire, adottato. Poi probabilmente sarà ancora migliorato, noi come amministratori locali ce lo auguriamo tutti, ma è stato adottato su pressione delle città che hanno fatto capire come era necessario potersi dotare di strumenti più veloci, più flessibili, più dinamici e più semplici. Perché se noi siamo troppo complicati, troppo sovrastrutturati, troppo rigidi, ecco lì che la resilienza, quindi la risposta e l'adattamento alle crisi, non si riesce ad attuare se non con forzature, peraltro a volte quasi impossibili, e quindi le nostre comunità ne subiscono le conseguenze peggiori, mentre noi questa crisi ci deve far capire come noi dobbiamo avere come concetto chiave la flessibilità nella risposta, in modo tale che poi tutto piano piano possa incastrarsi. Certo, nessuno di noi si augura che ci possa essere un'altra crisi Covid, ma questa crisi deve insegnarci a reagire più velocemente, in modo tale che nel malaugurato caso ci fosse una cosa anche molto meno impattante, speriamola così, saremo tutti in grado di poter rispondere con una velocità maggiore e con un beneficio maggiore dei nostri cittadini. Io la ringrazio, Sindaca, prima di tutto per esserci venuta a trovare e quindi aver portato questo importante contributo, anche per i temi lanciati. Credo che siano temi importanti non solo per Roma, ma proprio per le città in questo momento in termini assoluti. La riflessione che lei ci ha proposto è una riflessione che vale per gran parte dei nostri sistemi urbani in questo momento. Appunto tutti impegnati, come dicevo all'inizio, in prima persona, alcuni territori più colpiti, altri per fortuna di meno, ma ad acquisire, come dicevamo, quella flessibilità che è fondamentale. Su questo noi diciamo, tra l'altro, il digitale è fondamentale, perché il digitale ha dato a molte città, Roma tra queste, quella capacità, appunto, quella flessibilità che lei dice per poter avvicinarsi o comunque stare vicino ai cittadini anche in un momento in cui invece il distanziamento era fondamentale. Fisicamente dovevamo rimanere distanziati, ma non socialmente, non emotivamente. No, non ho detto, distanza, distanza non sociale, perché evidentemente è molto interessante, ha aperto questo forum Pia, questo filosofo, questo Floridi, che ha scritto questo bel libro, appunto, Il verde e il blu, che sintetizza in due parole quello che lei sta dicendo, il verde e quindi una crescita sostenibile, il blu della digital transformation. Lui, parlando di questa trasformazione, ha messo in evidenza come in questo momento c'è stato uno scollamento tra il concetto di localizzazione e di presenza. Siamo lontani fisicamente, ma siamo presenti in una serie di processi con i nostri familiari, con le scuole, con le istituzioni, eccetera. Io spero, lei ha visto questo percorso che ci porterà da qui a novembre, spero che avremo altre occasioni per approfondire questo tema, perché crediamo, appunto, centrale per la città di Roma Capitale, ma per il territorio urbano dell'Italia nel suo complesso. La ringrazio per questa sua, testimonianza. Ora da Roma andiamo a Milano e va in onda l'intervista che ho fatto a Cristina Tajani, assessora all'innovazione del Comune di Milano. Sentiamo adesso Cristina Tajani. Cristina Tajani è assessore con deleghe molto pesanti, importanti per un comune che è il Comune di Milano, neanche a dirlo. Assessore a politiche del lavoro, attività produttive, commercio, risorse umane, ci occupa di smart city. Beh, Cristina, insomma, l'abbiamo già detto, abbiamo parlato con gli ospiti, le città appunto sono state l'istituzione più vicina ai cittadini, sono state le istituzioni che si sono trovate di fronte a gestire l'emergenza.
Quali sono le lezioni imparate, lesson learned, per pensare appunto anche a un nuovo ruolo delle città nei prossimi anni? Beh, non sono state solo le istituzioni più vicine, ma anche i territori più colpiti, come si è già detto diverse volte nelle ultime settimane, proprio in ragione di una densità di flussi di persone e anche economici che le ha rese particolarmente vulnerabili rispetto all'attacco del virus. E noi dobbiamo ragionare in prospettiva, come giustamente ricordavi tu, facendo tesoro degli insegnamenti di queste settimane, di questi mesi. Per farlo, il Comune di Milano ha scelto di esporre al dibattito pubblico un documento di visione, l'abbiamo chiamato Milano 2020, strategie di adattamento, in cui la Giunta si pone in dialogo con i propri cittadini rispetto ad alcuni punti qualificanti del futuro della nostra città. Questi punti qualificanti poggiano su due dimensioni principali. La prima è la dimensione dello spazio e la seconda è la dimensione del tempo. Per quanto riguarda lo spazio, il tema di riconquistare una nuova vivibilità dei nostri territori, anche dei quartieri delle città, diventa centrale. La nostra ispirazione è quella della città a 15 minuti a piedi, seguendo una suggestione lanciata anche dalla sindaca di Parigi, Hidalgo, cioè l'idea di riconfigurare il nostro territorio sulla base di un decentramento dei servizi, dei luoghi di consumo, dei luoghi in cui si pratica la socialità, più marcato rispetto al passato, cioè l'idea che tutti si debbano spostare contemporaneamente dalle aree periferiche verso la città centrale, inquinando o diciamo congestionando i mezzi pubblici, deve essere messa a critica. E su questo aspetto abbiamo cominciato anche ad agire in maniera concreta. Una dei primi spillover di questa suggestione è stato proprio l'applicazione della famosa delibera Tavolini, cioè in ottemperanza al decreto governativo che consente l'estensione dell'occupazione suolo per bar e ristoranti in maniera gratuita. Noi abbiamo radicalizzato questa dimensione, diciamo riconquistando ad una socialità diversa e più distanziata molte aree della città, comprese aree di parcheggio, aree verdi. E sulla dimensione del tempo invece si gioca un'idea di desincronizzazione dei tempi della vita urbana, che vale come gestione post-Covid, quindi diciamo in chiave di prevenzione verso una nuova ondata epidemica, ma anche come un'idea diciamo stabile di una città che è in grado di ragionare sui propri tempi di vita, eliminando il più possibile le cosiddette rush hours, le ore di punta, quelle in cui tutti quanti ci spostiamo contemporaneamente. Abbiamo imparato che questo non è necessario, anche diciamo utilizzando la chiave dello smart working, ma anche ragionando sui tempi della città in maniera diversa, e abbiamo un percorso e un tavolo di confronto permanente aperto col sistema delle imprese e il sistema del commercio in città proprio a questo fine. Questo, come si suol dire, come dicevo, uno sorge spontanea una domanda, e nel momento in cui tu parli, ovviamente importantissimo per una grande città di rivedere appunto con la cultura dei tempi e degli spostamenti, cioè il tema dello smart working. Sai, qualche settimana fa c'è stata un'affermazione del tuo sindaco che ha fatto un po' discutere, quindi non ci sono ripensamenti, cioè voi siete una delle prime città che ha sperimentato lo smart working. Suppongo che, da quello che stai dicendo, che in effetti è uno degli assi per pensare a un nuovo modo di essere pubblica amministrazione sul territorio, o sto fraintendendo, così? No, non sbagli, non vi è nessun ripensamento, e il sindaco Sala giustamente intendeva a puntare l'attenzione diciamo su un'economia urbana che sta soffrendo, perché è indubbio che nella nostra città, con la chiusura dei grandi uffici, ma non solo del pubblico, anche grandi operatori del settore dei servizi, delle banche, delle assicurazioni, hanno scelto di far permanere i propri dipendenti in smart working, con un impatto significativo sull'economia urbana. E in effetti quello che abbiamo vissuto fino ad oggi è stato un home working, un lavoro di emergenza che va diciamo rivisto nella sua chiave estrema. È chiaro che nessuno pensa
che si debba contemporaneamente lavorare tutti da remoto. Anche perché, scusa Cristina, anche se da casa mangiamo lo stesso, uno degli aspetti positivi di questo momento è stato che abbiamo riconosciuto anche, come dicevi tu prima, il consumo di prossimità. È vero che alcune attività ne stanno risentendo, ma se ne stanno avvantaggiando ad altre. Molti di noi, io compreso, abbiamo riscoperto i negozi di quartiere, Cristina, il che in termini complessivi è molto positivo, no? Sicuramente sì, e poi diciamo da assessore al commercio ti posso confermare che questa riscoperta dei luoghi del commercio di prossimità è stata particolarmente positiva anche per luoghi gestiti dal comune. Io penso al grande successo dei nostri mercati comunali coperti, luoghi di affezione per i milanesi. Quindi lo smart working del futuro deve essere una modalità di lavoro che possa alternare un lavoro a distanza, non necessariamente da casa, perché nella nostra esperienza abbiamo sempre incentivato anche l'utilizzo di spazi collettivi come i luoghi di co-working. Esattamente, di spazi esattamente. Di nuove prossimità di quartiere, pensa appunto sistemi di realtà di co-working nelle periferie delle grandi città come Roma e Milano, che dove uno non è isolato dentro casa, ma socializza, ma senza attraversare la città, come dicevi tu prima. Davvero ci possiamo prefigurare davvero un nuovo modo di essere, no? Sistema urbano. Ma io personalmente sono, come sai, diciamo una supporter da lunga data di questa modalità di lavoro, e peraltro ne sono uscita rincuorata anche dal lavoro smart di emergenza, anche da una survey che noi abbiamo condotto su oltre 6.000 dipendenti del comune che hanno fatto questa esperienza nei mesi del lockdown, e il cui giudizio è stato assolutamente positivo, sia diciamo rispetto a criteri di produttività, sia a possibilità appunto di risparmiare tempo, emissioni, riconquistare una dimensione di conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita, evidenziando anche degli aspetti critici che peraltro non sono nuovi, come la difficoltà di separare diciamo l'orario del lavoro dall'orario di vita, e questo chiama in causa il famoso tema del diritto alla disconnessione, o la difficoltà ad accedere diciamo alla banda o ad accedere a device che abbiano una connessione stabile. Queste sono tematiche che si sono evidenziate in maniera maggiore durante l'emergenza, ma erano gli stessi problemi che avevamo prima e su cui dovremo continuare a lavorare, anche con una contrattazione dello smart working con le organizzazioni sindacali. Noi abbiamo pensato che questo da sempre diciamo sia oggetto anche di confronto con le organizzazioni sindacali sulla questione della disconnessione, o sul garantire a tutti device adeguati diciamo per poter lavorare a distanza. Ma il solco è tracciato, io penso che sia un processo irreversibile che debba essere contrattato a livello di ente, di azienda, ma anche in una visione generale diciamo di città, che deve essere più sostenibile. Il tema della sostenibilità e dell'ambiente è emerso con forza e non possiamo... Questo è un tema molto forte. Considera Cristina che tu sai, noi ormai sono tanti anni che facciamo questa analisi delle smart cities, e Milano è da tanto tempo leader indiscussa, e gran parte delle nostre 10 città sono anche le città più colpite. Evidentemente dobbiamo anche immaginarci, accanto allo sviluppo economico, accanto appunto alla cultura del digitale, anche una cultura del verde. Io riprendo il titolo di questo bel libro, di questo ospite che abbiamo avuto qui a Forum PA, che è Floridi, che ha scritto questo bel libro, che è Il blu e il verde. Credo che ci dobbiamo immaginare delle città, Milano, che è sempre stata tra le prime, per i prossimi 10 anni, che portano avanti questo binomio, il blu e il verde. È proprio così, e non a caso una delle azioni che noi abbiamo intrapreso subito dopo la fase di maggiore emergenza, nella cosiddetta fase 2, è stato l'ampliamento dei chilometri di ciclabilità nella città. È stata anche oggetto di grande discussione e dibattito, come potete immaginare, in una città densamente popolata come Milano, ma la scelta dell'amministrazione è stata quella di favorire anche una mobilità dolce, proprio nell'ottica diciamo di favorire l'utilizzo diverso degli spazi della città, dei flussi, e integrando la necessità diciamo di spostarsi con un criterio di sostenibilità che rimane un faro.
Cristina, io ti ringrazio, vi auguro buon lavoro, spero di venirvi a trovare quanto prima a Milano per potersi rincontrare. Grazie e buon lavoro a te e a tutti i colleghi. Grazie mille. Grazie a voi, a presto. Rieccoci in studio e nella finestra vediamo i nostri ospiti, gli ospiti di questa tavola rotonda che intanto vi presento. Parleremo con Giancarlo Muzzarelli, sindaco di Modena, parleremo con Marco Bosi, vice sindaco del Comune di Parma, parleremo con Alberto Poli di Nutanix, sales manager di Nutanix, parleremo con Daniela Patti del progetto Urbact, parleremo con Aldo Bonomi, presidente fondatore, poi Aldo me lo ricordi, il consorzio Aster. Noi faremo due giri, uno di, scusate, e ne parleremo con Edoardo Perone, vicepresidente della regione European Region di Huawei. Faremo due giri, il primo di 8 minuti, il secondo di 2. Io ripartirei dalle domande che Daniele aveva fatto nella sua presentazione di quella sintesi, partirei dalle prime due per il primo giro, Daniele, e poi farei la terza invece nel secondo giro. Ce le ricordi quali erano le prime tue domande? Sì, nella nostra impostazione dicevamo innanzitutto quali sono stati gli elementi di innovazione, le iniziative di innovazione, di adattamento più significative che sono state messe in campo durante l'emergenza e quali invece possono essere quelle che possono meglio permanere, rimanere in una gestione ordinaria della città. Partirei da queste prime due domande facendo questo primo giro di tavolo. Giancarlo Muzzarelli, sindaco di Modena, benvenuto. Sindaco, io non la sento. Bene. Ecco, perfetto. Sì. Buona giornata. Buona giornata a lei. Intanto saluto anche i colleghi, gli ospiti, saluto voi, ringrazio anche per aver mantenuto questo impegno di programma del Forum PA per ragionare e continuare. Naturalmente voi continuerete fino all'11 luglio e poi dopo naturalmente dal 4 al 6 novembre cerchiamo di essere tutti lì per vedere a novembre cosa accadrà del nostro paese e soprattutto della reazione che stiamo mettendo in campo. Il Covid ha cambiato le abitudini delle nostre città, deserte per 2 mesi, progressivamente capaci di riprendere vita, il rispetto delle regole. Io tra l'altro mi associo a chi ha detto grandi cittadini di Modena, grande sanità, grande protezione civile. A Modena siamo stati anche un po' una barriera per evitare che il Covid prolungasse il cammino. Abbiamo fatto uno sforzo straordinario e credo che ancora una volta ci sia un elemento che va evidenziato, uno straordinario impianto di sanità pubblica, di protezione civile, che al di là dei primi momenti di sbandamento per l'incapacità del sistema paese di programmare gli eventi, vedi l'assenza di mascherine, tanto per citarne una, poi alla fine la reazione è stata forte, quindi lo dico a Modena, dove noi dal 2012 ad oggi non ci siamo fatti mancare niente, terremoto, alluvione, trombe d'aria e poi il Covid. Allora in questo impianto pian piano stiamo riprendendo vita nel grande rispetto delle regole e faccio una prima considerazione rispetto alla pubblica amministrazione. Io sono tra quelli convinti di aver accelerato fortemente sui temi della dimensione dell'innovazione tecnologica, dell'infrastrutturazione della città. Nel 2014 abbiamo approvato un piano strategico legato alla Modena digitale, oggi siamo nella seconda fase, quella dell'applicazione operativa di tutti gli impianti, non solo per la città, non solo per la connessione totale della città, ma anche per la connessione totale con le imprese. Lo riprenderò perché per me questo è un elemento fondamentale. Ma lo smart working è un punto di parziale non ritorno, perché occorrono comunque delle regole. Adesso la dico in modo semplice perché il tempo è poco, però io credo che tutti dobbiamo mettere la testa per ragionare sul rapporto tra smart working, pubblica amministrazione e quella che brutalmente io chiamo la resa, perché diversamente tutto diventa più complicato. Noi abbiamo investito molto in questi anni e quindi ci siamo ritrovati per fortuna in questa dimensione, dove la resilienza per noi è stata capacità di stare legati al territorio, è stata capacità di innovazione tecnologica forte
E quindi la digitalizzazione per noi era già nelle corde, era già operativa e ha funzionato. Ha funzionato però dove c'era la volontà di farla funzionare. In una parte importante della scuola, in una parte importante della pubblica amministrazione, in una parte importante delle imprese, dove c'era più forza innovativa e più voglia di reagire al Covid. Dove c'è stata meno voglia di reagire al Covid abbiamo avuto una sensazione di rallentamento che mi preoccupa. Soprattutto non c'è stata una valorizzazione completa neppure a livello nazionale sul valore dei territori, sul valore della città e la consapevolezza che solo attraverso la ripartenza dalle risorse alle scelte delle città e dei territori si può ripartire prima. Noi naturalmente abbiamo fatto alcune scelte, le ho dette, un'altra strategica è l'applicazione della nuova legge regionale sull'urbanistica che ci ha posto come cavia e questo è per noi importante perché abbiamo approvato il primo blocco del piano urbanistico generale con l'idea della città compatta, con l'idea della città inclusiva, con l'idea della città tecnologica, con la città universitaria spinta e questo ci ha aiutato moltissimo in questa fase. E quindi adesso siamo già pronti a spingere sull'innovazione ancora più spinta all'interno dei nostri tecnopoli, all'interno dei blocchi della ricerca, ma soprattutto in un grande rapporto con le imprese. Per esempio il tema della mobilità del futuro è fondamentale e noi oltre alle piste ciclabili che sono già nella nostra storia, che stiamo continuando a sviluppare anche con la mobilità post-Covid, oltre al piano urbanistico, oltre al piano della mobilità sostenibile complessiva, noi abbiamo fatto un'operazione insieme alle imprese. Noi abbiamo lavorato con le imprese, voi sapete che qui in 40 km quadrati ci sono le auto più belle del mondo, ma adesso ci sono anche le auto con le tecnologie più innovative del mondo e ci sono anche quelle con le potenzialità più forti. Insieme all'università abbiamo costruito e dato un pezzo della città proprio alla ricerca del motore elettrico, alla ricerca dell'auto a guida autonoma, abbiamo messo a disposizione un pezzo della città e in questi giorni questa ripresa, la Maserati presenterà la nuova macchina a settembre e la presenterà a Modena per tutto il mondo e presenterà anche un'auto elettrica, quindi vuol dire che c'è un'accelerazione rispetto ad un impianto fino all'utilizzo dell'intelligenza artificiale perché abbiamo la fortuna di avere la coordinatrice dei 51 centri universitari qui e quindi ragionare con molta forza. Per questo abbiamo rinnovato la nostra visione di terra dei motori in questa sfida ancor più accelerata e innovativa. Per questo, nonostante il Covid, noi a maggio abbiamo voluto fare il Motor Valley Fest digitale per tenere connessa Modena e l'Italia al mondo e per avere un ritorno strategico delle politiche di prospettiva, per non piantarci nella depressione Covid, ma per tenere lo sguardo alto e la promozione della città in modo puntuale. Ecco, la trasformazione urbana da una parte, la rigenerazione fortissima che stiamo facendo, l'idea di un rapporto di squadra con le imprese e con l'università ci porta a una reazione forte che stiamo mettendo in campo, anche in raccordo con il livello nazionale per l'Agenzia per l'Italia Digitale. Quindi noi andiamo in quella direzione e per esempio i corsi per la Security Academy che servono anche per la sicurezza nazionale li abbiamo già riattivati e stiamo costruendo una sede nuova per dare lo spazio anche in questa dimensione. Per esempio abbiamo confermato da settembre la ripartenza completa e crociamo sempre le dita per il dopo Covid, no? Perché questo è il vero aspetto, ma noi partiamo con la Maserati, con il Festival della Filosofia che ha al centro il tema della macchina e delle macchine, il tema del dominio e delle opportunità e quindi rimettiamo al centro una dimensione di sfida del futuro e poi la quinta edizione di Modena Smart Life che per noi è l'altro elemento, no? Che stiamo facendo insieme e che vogliamo portare a compimento per questa cultura digitale che dopo l'infrastrutturazione deve essere ancora più forte e massiva. Quindi vogliamo andare in questa direzione, ovviamente, e concludo,
Abbiamo bisogno di un rapporto nuovo anche con le scuole. Il dopo Covid deve cambiare un pezzo di approccio non solo nella pubblica amministrazione ma anche nel mondo delle scuole. Dobbiamo ritornare a trovare il contatto. Delle volte si dice la distanza sociale, il più grande errore comunicativo di quest'ultima fase è stato parlare di distanza sociale. Parliamo di distanza fisica, ma di accorciare le distanze sociali, sennò diventa un disastro, perché oggi c'è più paura e la gente dopo Covid è più arrabbiata e quindi abbiamo bisogno di una gestione ancora più attenta sulle questioni sociali, sulle questioni delle sicurezze al plurale e quindi dobbiamo andare in questa direzione. La tecnologia può aiutarci e in questa dimensione l'emergenza Covid, le grandi difficoltà che abbiamo davanti devono però portarci a reagire, a rafforzare la nostra strategia perché, come dico spesso, il futuro deve continuare ad abitare qui. Che il secondo giro è proprio invece di prospettiva come già sta facendo, quindi intanto la ringrazio, poi avremo un secondo giro proprio di 2 minuti su cui mi vorrei concentrare, nel quale io vorrei concentrare della prospettiva, quindi intanto la ringrazio, ha fatto bene ricordare l'appuntamento di settembre dove appunto insieme riprenderemo il tema delle città, ci vediamo fra qualche minuto sindaco per il secondo giro, andiamo invece adesso a Parma con Marco Bosi, vice sindaco del Comune di Parma. Stessa domanda e stessa logica. Vediamo le lesson learned e poi cosa invece in termini strategici per il secondo giro. Prego, prego Bosi. Grazie per l'invito, spero mi sentiate bene. Ne approfitto per salutare oltre ovviamente a... Mi sentite? Non ti sento Gianni, vedo che stai dicendo... Ok. Saluto ovviamente Gianni, saluto Carlo che so che ci sta seguendo, ci siamo smessaggiati prima e saluto anche Daniele che ho conosciuto nel precedente forum, quello di quest'autunno a Roma in cui ho partecipato. Devo dire che magari rispetto ai miei colleghi che hanno detto cose molto interessanti, piacerebbe dire pure le cose che non vanno perché siamo in un contesto in cui forse dobbiamo dirci metta sul piatto tutto, non siamo... in un dibattito di fronte ai nostri cittadini, mi piace essere un po' più irriverente, un po' più libero nel dire che c'è un sacco di cose che non vanno nelle pubbliche amministrazioni e non ci mettono in condizioni di farle andare. Questi momenti sono occasioni di riflessione. Noi banalmente, io vivo nel nostro comune una situazione di continua emergenza, nel senso che la quantità di cose da fare supera ampiamente il tempo a disposizione e quello che la politica dovrebbe fare, che è quella di riflettere, pensare, immaginare la città del futuro, è un qualcosa che raramente riusciamo a fare perché rincorriamo sempre l'emergenza, la scadenza, l'obbligo e spesso noi amministratori, probabilmente non a livello di città come Milano o Roma, ma noi amministratori ci dobbiamo sostituire a cose che non vanno avanti all'interno della nostra macchina amministrativa. Io la settimana scorsa, un esempio banalissimo, ho scritto una determina per cercare di risolvere un problema a una società sportiva, altrimenti questi non sapevano come pagare la banca. Allora cominciamo a dirci che devono metterci in condizione di far funzionare le nostre amministrazioni. Lo dico perché si è citato lo smart working. Comune di Parma ha fatto numeri un pochino più bassi rispetto a quelli che ho sentito, siamo arrivati al 70%, che per noi comunque ci sembrava un risultato molto soddisfacente di persone in smart working, però ci possiamo cominciare a dire che noi non siamo come pubbliche amministrazioni pensate per lo smart working, che noi facciamo fatica a sanzionare e punire chi non lavora in ufficio, mi chiedo come facciamo a controllare chi non lavora a casa, perché queste cose ce le dobbiamo dire, ci dobbiamo dire che i cittadini comprendono e percepiscono che a fronte di alcuni dipendenti meravigliosi che fanno il lavoro proprio e di quello del vicino di scrivania, ci sono altri che invece se non lavorano noi non siamo in grado di punirli. Questo sono cose che ripeto ogni volta perché ho voluto fortemente dopo un paio d'anni all'insediamento, è il mio primo mandato d'assessore, io prima ero in consiglio, ho chiesto al sindaco di darmi la delega al personale perché ci volevo lavorare, quindi mi è stata trasferita, l'aveva un mio collega. E io sono arrivato in un contesto in cui i dipendenti nella pubblica amministrazione chiedevano di andare in un settore così che gli piaceva, no? Io vorrei lavorare là e se non mi ci fai andare magicamente spunta un certificato medico in cui certificano che io sono stressato e nel settore in cui sto lavorando non ci posso più stare. Dobbiamo dircele queste cose. E allora, in un contesto Covid, secondo me si sono acuiti questi fattori, queste difficoltà. Io ho avuto la fortuna di avere una serie di funzionari che hanno retto benissimo, e però mi sento sempre più in difficoltà a spiegargli che alla fine non riesco a premiarli rispetto a quelli che non hanno voglia di fare niente. Io scusatemi se sono poco istituzionale, ma
Penso che sia una questione di rispetto nei confronti dei dipendenti e dei cittadini che ci pagano, dei cittadini che ci pagano lo stipendio continuamente. Con i sindacati abbiamo avuto una contrapposizione forte perché nello smart working perdevano il buono pasto, questo era il problema. Noi non sapevamo in marzo e aprile come seppellire la gente in tempo perché ne morivano troppi e il problema dei sindacati era il buono pasto dei dipendenti che stavano in smart working. Sono stati periodi molto forti a livello emotivo e certe cose non sono più stato disposto, diciamo, a digerirle. Ci sono sicuramente anche tanti fattori positivi. Noi avevamo avviato con grande fatica un percorso di digitalizzazione, perché poi la risposta è sempre: abbe, ma l'anziano che ha il computer come fa? Devi comunque garantirgli la persona a sportello H24. E devo dire che abbiamo dovuto per forza portare tutto online, esclusivamente online, e magicamente ci si è resi conto che le cose vanno avanti lo stesso, quindi era un problema che stava nella nostra testa, quello di digitalizzare veramente, perché diciamoci che per anni noi abbiamo inteso digitalizzazione un PDF scannerizzato, perché spesso nell'amministrazione ancora questo è un PDF scannerizzato che invece si è portato a mano allo sportello viene portato via mail al back office. Invece la digitalizzazione vera, quindi di processi che vanno avanti in autonomia e che permettono di ridurre il carico di lavoro, diciamo, di basso livello, cercando di alzare la qualità del lavoro dei dipendenti, penso che siamo ancora mediamente abbastanza lontani. Sugli spazi urbani un po' è già stato detto, noi abbiamo cercato come tutti, vedo che una bella tendenza comune è quella di rendere disponibili gli spazi pubblici. Abbiamo vissuto per tanti anni, direi decenni, una contrapposizione pubblico-privato, in cui se il privato utilizza lo spazio pubblico in qualche modo è visto male, deve pagarlo perché sta facendo profitto, il profitto in qualche modo è sbagliato, non è così, perché il profitto di impresa è quello che dà lavoro, è quello che tiene, che dà reddito, che tiene in piedi le nostre città, e quindi è stato accettato, dico anche culturalmente, per esempio che i bar potessero mettere i tavoli gratuitamente sui nostri marciapiedi. Fino al giorno prima del Covid c'era quello del piano di sopra, dell'appartamento sopra al bar, che ti chiamava e si lamentava perché c'era confusione di sotto. Anche questo ce lo dobbiamo dire, perché non è che magicamente siamo diventati tutti più buoni, eh? Ci sono comunque queste dinamiche di individualismo nelle nostre città che rimangono. Come nei momenti di emergenza c'era chi non riusciva a comprendere l'emergenza e continuava a spingere per un'apertura prematura. E vengo al tema scuole. Adesso si sta cercando faticosamente di farle ripartire, trovando delle soluzioni. Io me lo ricordo a febbraio che c'erano i genitori che dicevano: dovete riaprirle, non sappiamo più come fare. E allora una riflessione, una provocazione che vi porto è: ma le scuole sono un parcheggio dei bambini o sono un luogo educativo? Perché se sono un luogo educativo ripensiamole in funzione di questa esperienza, capiamo come educare i ragazzi, come sostenere le famiglie, perché oggi entrambi i genitori lavorano ed è comprensibile che ci sia bisogno di un sostegno più forte rispetto a quello a cui eravamo abituati 30 anni fa, quando bastava il reddito del capofamiglia, e non intestardiamoci sul dover garantire il tempo pieno, troviamo formule diverse, troviamo formule più light. Faccio una carrellata veloce, scusate, ma i temi che volevo toccare erano tantissimi. La conoscenza dei dati, no, si citava, un tema che mi appassiona tantissimo, ma noi nei comuni non abbiamo spesso le competenze per fare l'analisi dei dati. Io dico sempre, all'interno del comune di Parma, 1200 dipendenti, c'è un laureato in statistica, 15 messi che devono portare in giro le carte che non esistono più. Questa è la qualità, purtroppo, oggi. Noi abbiamo bisogno di un rinnovamento fortissimo. Questo era un anno strategico in cui eravamo partiti con dei grandi concorsi, un concorso per 50 amministrativi di categoria D, non si vedeva probabilmente da 30 anni, e purtroppo il Covid ce l'ha interrotto. Ma noi abbiamo bisogno di cambiare e alzare la qualità del personale all'interno dei nostri enti pubblici. E vado in chiusura, il tema delle fragilità è stato toccato, è un tema centrale. Noi purtroppo spesso riusciamo a intercettare le persone che in qualche modo sono già dentro certi percorsi, vale per percorsi lavorativi, il sostegno che è stato dalle imprese, la cassa integrazione, ma poi ci sono gli invisibili che noi non riusciamo più a intercettare, a cui non riusciamo a arrivare, e che purtroppo nelle città che assumono una dimensione troppo grande, Parma forse come Modena è ancora abbastanza fortunata da questo punto di vista, sfuggono, sono persone che noi perdiamo, che noi non riusciamo più in qualche modo a sostenere. Allora pensiamo alle misure messe in campo, sono quasi tutte nei confronti di chi in qualche modo era già in una rete. Dobbiamo trovare il modo di fare entrare in queste reti più persone possibili. È stato fatto, posso dirlo, a me ha fatto piacere che alla fine sia arrivata la regolarizzazione su uno dei temi che ha rallentato l'approvazione del rilancio in Puglia dei braccianti. Ce ne sono tante di queste persone invisibili, noi dobbiamo riuscire a reinserirla all'interno della nostra città, con relazioni, al di là, non è solo questione di lavoro,
è una questione di essere riconosciuti, è una questione di paura di andare all'ospedale se sta male. Scusate se sono andato molto lungo. Grazie Marco, e soprattutto di aver introdotto anche il tema delle fragilità. L'ho detto all'inizio, per noi questo è un tema molto importante, un tema molto serio, al quale stiamo dedicando molte energie all'interno, come ti dicevo, di un percorso. Quindi intanto grazie per questo primo giro e per queste appunto sollecitazioni. Parlare delle città non significa solo celebrare le città, ma andare a vedere anche quello che sono in questo momento i punti e le questioni che le rendono così fragili. Quindi sicuramente, a parte che ne parliamo nel secondo giro in termini di strategia, ma ne riparleremo, Marco, in questo percorso che ci porta fino a dicembre. Crediamo appunto che sia un tema centrale e le questioni che tu hai posto sono di vitale importanza. Dati, fragilità, appunto, dobbiamo approfondirli. L'ha detto prima il sindaco di Modena, il rapporto comunque su questi temi è un rapporto anche tra pubblico e privato, quindi tra i nostri ospiti anche dell'azienda, in questo caso è Nutanix, l'amico Alberto Poli, sales manager di Nutanix. Prego Alberto. Buongiorno a tutti, buongiorno Gianni. Buongiorno a tutti e grazie innanzitutto per questa opportunità di portare un po' l'esperienza di Nutanix in questo periodo di Covid-19. Il nostro punto di osservazione innanzitutto è un punto di osservazione di un vendor di tecnologia americano. Noi ci occupiamo di tecnologia software per le infrastrutture e quindi con un approccio sia globale ma anche locale, ovviamente dal nostro punto di vista e dalla nostra esperienza italiana, con un background nel mondo delle tecnologie cloud, iperconvergenti e di virtual desktop, ovvero tutto il tema legato allo smart working. Quello che abbiamo visto in questo periodo è proprio il tema fortissimo della resilienza, quindi la capacità di cambiare e di adattarsi, si diceva, e di cercare di trasformare le incertezze in opportunità e in nuove occasioni e i rischi in approcci innovativi. E abbiamo visto questo tema della resilienza molto forte impattare sul tema delle città, delle amministrazioni cittadine, quindi con la necessità di mantenere le funzioni basilari, mantenere i servizi, dare continuità di servizio e continuare ad erogare ai cittadini quelli che sono i servizi consueti. E devo dire una volta tanto, con un po' di orgoglio nazionalista, ho visto una pubblica amministrazione virtuosa. Abbiamo sentito diversi casi da Roma a Milano, a Modena, e mi è piaciuto anche l'aspetto del collega del comune di Parma. Non è tutto rose e fiori, diciamocelo, ma una volta tanto ho visto dal nostro punto di vista una reazione veemente, forte, in certi casi anche molto, molto rapida e veloce nel far fronte a quella che era una situazione imprevedibile, quindi una pandemia che ha messo, diciamo, sotto stress tutti gli aspetti sociali, economici, lavoro. E questo lo abbiamo visto dal nostro punto di osservazione, soprattutto sugli aspetti di accelerazione alla digitalizzazione e al discorso del remote working, del lavoro a distanza, che mi piace sempre puntualizzare. Ho visto che ormai si parla di smart working, e questo, diciamo, è un aspetto molto importante, perché quando parliamo di remote working non parliamo solamente di lavorare non dall'ufficio ma dall'abitazione, da casa, ma abbiamo visto il concetto è quello di lavorare in maniera più intelligente, quindi magari sfruttare le flessibilità, gli orari, sfruttare anche gli spazi di co-working, si accennava precedentemente, e quindi cercare di dare sostanzialmente continuità, garantire un servizio, garantire continuità di servizio e quindi affrontare l'emergenza. Il nostro punto di vista poi l'utilizzo e la messa in campo e l'importanza di utilizzare tecnologie moderne, innovative, che è un po' quello che noi portiamo come messaggio sul mercato, e quindi sfruttare tematiche di cloud computing nelle sue varie sfaccettature, ormai si parla di multi cloud, l'edge computing e tutto il tema dell'Internet of Things, il machine to machine learning, tutto l'aspetto dei big data e dell'artificial intelligence, tutte tecnologie che abbiamo a disposizione e che possono dare un fortissimo contributo, soprattutto in momenti di emergenza come questo. Quindi quello che ci piace sottolineare è la possibilità che la tecnologia offra delle piattaforme, innanzitutto, e non dei prodotti, ma delle piattaforme che abbiano caratteristiche specifiche
che si adattino a quelle che sono i momenti contingenti e l'emergenza, ma non solo, anche nel lungo periodo, caratteristiche che devono essere caratteristiche di flessibilità innanzitutto. Bisogna poter introdurre queste nuove tecnologie con quello che c'è già a disposizione. Non è che dobbiamo buttare via tutto quello che abbiamo fatto fino a ieri, ma anzi dobbiamo far leva su quello e in modalità nuova utilizzare la tecnologia in modo tale da fare cose nuove, fare cose migliori, fare le cose meglio. La tecnologia deve essere scalabile, perché abbiamo visto nel giro di poche settimane, si è visto prima nelle testimonianze della sindaca di Roma Capitale, così come dell'assessore Tajani a Milano, in pochi giorni c'è stata la necessità coatta nel caso della pandemia di portare il 70-80, una grossa percentuale di persone a lavorare in modalità remota, e quindi al contempo il tema del time to market, per dire l'americano, della velocità di implementazione, è un altro aspetto che la tecnologia deve mettere a disposizione proprio per fronteggiare momenti di emergenza e non solo. Altre caratteristiche molto importanti dal nostro punto di vista è quello della semplicità. La tecnologia deve essere semplice non solamente da implementare, ma anche da gestire, proprio per favorire aspetti di velocità nella messa a disposizione di nuovi servizi. Deve essere green, perché dobbiamo stare attenti sempre di più all'ottimizzazione dei consumi e ad evitare gli sprechi. Deve essere sicura, deve proteggere gli asset più importanti che abbiamo all'interno delle amministrazioni pubbliche, e non solo, anche dei privati, ovvero i dati. I dati devono essere, e le applicazioni devono essere sicure. Io devo poter utilizzare queste tecnologie in modo tale da non avere problemi di sicurezza. L'ultimo tema importante è quello della resilienza. Le tecnologie devono essere resilienti anche loro, perché oggi la necessità è quella di averle sempre a disposizione, sia in un'ottica di disaster recovery, come dicono gli americani, quindi in un'ottica di emergenza, ma anche in un'ottica di business continuity, quindi in un'ottica di continuo servizio in modalità nuove. L'ultimo aspetto su cui vorrei soffermarmi è il tema della centralità del dato. Se ne è parlato anche precedentemente. Queste tecnologie devono darci la possibilità, innanzitutto, di proteggere il dato in maniera sicura, come si diceva, di elaborarlo dovunque esso si trovi, sia che io lo abbia all'interno dei data center delle mie pubbliche amministrazioni, sia che io lo abbia magari nei device o nella raccolta che i sensori fanno in maniera remota, e soprattutto deve poter consentire una gestione semplice e un utilizzo opportuno. È quello che dicevamo prima: all'interno delle pubbliche amministrazioni, all'interno delle aziende, abbiamo una mole di dati enorme, sempre più in crescita a fronte delle nuove tecnologie di big data, di artificial intelligence, che arricchiscono continuamente le mole di dati e il patrimonio di dati che abbiamo a disposizione. Ecco, questo patrimonio di dati deve essere poi messo a disposizione in modo tale che possa produrre conoscenza, quindi possa produrre informazioni in modo tale che queste informazioni siano in maniera tempestiva, nel momento opportuno, nel modo opportuno, con le modalità opportune, rese fruibili da chi deve prendere le decisioni e da chi deve mettere in atto, deve mettere a frutto appunto l'utilizzo di questi dati. Concludo rapidamente. Sì, intanto dico alla regia, perché sennò continui a aver sotto Giancarlo Muzzarelli, se per fuori ti rimettono Alberto Poli, continuano a fare faccia alla regia, ma non mi capivano. È sbagliato se mi cambiate il sottopancia, per favore, se no sembra che Alberto sia, ecco, grazie Alberto Poli, facevo scuse, brutte facce, fermate il timer per cercare di far capire alla mia regia che sbagliavano il sottopancia. Vai Alberto, chiudi, 10 secondi, chiudo, grazie. Chiudo il mio intervento con una osservazione: la tecnologia oggi è a disposizione, la tecnologia c'è, ce l'abbiamo a disposizione, il tema è come poterla utilizzare al meglio, quindi renderla fruibile in maniera diffusa, affinché possa essere un vero abilitatore per le pubbliche amministrazioni, per esercitare servizi in maniera tradizionale, piuttosto che nuovi servizi verso i cittadini. Grazie Alberto, lo ridico Alberto Poli, sales manager Nutanix, che a un certo punto ti avevano privato del sottopancia. Questo sì, sono io, Gianni Dominici, dovrei essere io. Torniamo al tema città in termini di internazionali. Daniela Patti, progetto Urbat, e a Daniela abbiamo chiesto di farci una piccola, diciamo così, ricognizione di come stanno reagendo anche non solo le nostre città, ma le città in Europa. Prego Daniela, ciao.
Grazie, buongiorno a tutti. Molto interessante la discussione, quindi cerco di portare una prospettiva anche, diciamo, da fuori dall'Italia, perché come direttrice di Utropian, che è un'organizzazione basata tra Roma, Vienna e Budapest, lavoriamo molto in Europa, se così si può dire, e quindi abbiamo una serie di esperienze, appunto, come veniva detto, con URBACT, che è il programma di capacity building della Commissione Europea per le pubbliche amministrazioni, lavorando per esempio con Lisbona, con Bari, con progetti di lotta alla povertà, ma anche con Urban Innovative Actions, che sono alcune dei partecipanti di oggi, comunque hanno delle esperienze all'interno di questo programma, dove lavoriamo con Maribor in Slovenia, piuttosto che con Prato in Toscana, dove lavoriamo sul tema dell'economia circolare e dell'uso sostenibile del suolo. Questo perché un'esperienza che abbiamo avuto molto in questi anni è il ruolo delle filiere alimentari e delle infrastrutture pubbliche, con per esempio la pubblicazione disponibile gratuitamente sulla nostra rivista Cooperative City, dove abbiamo analizzato quello che è il ruolo dei mercati come infrastruttura capillare, come opportunità di economia circolare, di sistemi alimentari sostenibili e come spazio pubblico, ovviamente, aggregatore sociale. E questo porta al punto che è stato menzionato da tutti gli speaker precedentemente, che ha assolutamente il tema delle fragilità, che sono emerse evidentemente durante questa pandemia, ma che naturalmente eravamo pienamente consapevoli già da prima di quello che comunque era la sfida che avevamo di fronte, perché molte delle fragilità erano purtroppo già evidenti. E quindi quando parliamo di resilienza, sicuramente la differenza, e questo mi riallaccio assolutamente a quello che è stato detto dai precedenti speaker, la differenza per essere una città resiliente la fanno i cittadini, la fa il tessuto sociale, la fa il capitale umano. E questa è stata un'esperienza, diciamo, vediamo in giro per l'Europa, ci sono state, come da noi, ma come ovunque, delle esperienze meravigliose che sono state anche menzionate prima, di solidarietà, di pacchi alimentari, di volontariato. Molte persone, non potendo lavorare, hanno dedicato il proprio tempo per cercare di aiutare i cittadini più fragili. E questa è stata un'esperienza meravigliosa di cui non ci dobbiamo assolutamente dimenticare. E forse in questo momento, con una grande attenzione alla ripresa, al tentativo di far riprendere la nostra economia, sappiamo, si parla d'altro, cioè avremo sempre di più di fronte a noi una crisi economica e una crisi sociale molto forti, forse tutto sommato l'importanza delle esperienze di solidarietà stanno avendo un calo in attenzione. Durante la pandemia, con la rivista Cooperative City, abbiamo raccontato, un po' come stiamo facendo adesso, ma con esperienze, diciamo, da pubbliche amministrazioni, dal settore privato, da organizzazioni sociali e dal mondo della ricerca, abbiamo affrontato le diverse tematiche, cercando di raccontare un pochino in tempo reale o quasi quello che stava accadendo durante la pandemia nelle diverse città dell'Europa, quindi sul tema della cultura, sul tema del turismo, sul tema delle filiere alimentari. E quindi quello che è emerso sono un mosaico molto ricco di esperienze, ma allo stesso tempo il fatto che comunque abbiamo la necessità di porre una forte attenzione rispetto a quelle che sono le emergenze del futuro, che poi affronteremo meglio comunque nella seconda sessione. A questo punto chiederei gentilmente alla regia di mandare in onda il video. We advocate for existing knowledge, policy recommendations, and financial resources to be geared towards the strengthening of social and solidarity economy practices throughout Europe. We believe that this is the way forward to not leave anyone behind. During the COVID-19 crisis, throughout Europe, we have seen solidarity practices, essential welfare services, being developed by civic organizations, often in cooperation with the local authorities and businesses. Furthermore, we have seen that social purpose companies were more resilient in this crisis than simple for-profit companies. Aside from the dramatic health crisis, we know that we have only seen the tip of the iceberg in terms of socio-economic impacts that the coronavirus will have on our society. We face an increase in poverty, a rise in unemployment. At the same time, there is a great potential in social and solidarity economy in Europe. While social businesses have different legal forms and operate in a wide range of sectors, they all pursue a social mission within their business activity. In the face of the upcoming economic and social crisis,
we advocate for Europe to support the social and solidarity economy as an opportunity to ensure economic sustainability to all those people who are already in a condition or at high risk of poverty. We need to ensure policy support to solidarity practices as a means to strengthen our democracy. We need capacity building for enterprises and public authorities to be competitive. We need solidarity funds, grants, or revolving funds to support social and solidarity economic initiatives. But funding is not only expressed in terms of financial liquidity, it also means access to space to pursue socially relevant services and investing in human capital through better labor conditions. These are not new ideas for the EU, which has greatly invested towards better knowledge, better policy, and better funding. But it's time to put in place those ideas rapidly and back them up with the necessary financial resources. This manifesto is currently being subscribed by many organizations in Europe. It's a starting point for dialogue and action to take place. Join us. Grazie. Come vedete, il discorso è che dopo una serie di webinar nel corso di tutti i mesi della quarantena, appunto una serie che si chiamava Cooperative City in Quarantine, giustamente, è emersa chiaramente l'esigenza di avere una specie di manifesto, un appello che fosse alle istituzioni per cercare di rafforzare quello che stiamo vedendo. E adesso mi rilascio, ne approfondiremo meglio nella prossima sessione, ma il punto è questo. Durante la pandemia abbiamo visto, in ottica diciamo di volontariato, delle esperienze meravigliose che hanno garantito comunque, nonostante la tragedia in atto, la sopravvivenza. Allo stesso tempo però ci rendiamo conto che questa attenzione sta calando e in fronte diciamo rispetto a quella che sarà la crisi economica e sociale dobbiamo fare in modo che comunque le risorse che verranno allocate per il futuro delle nostre città, siano in grado di incorporare comunque anche una dimensione socio-economica all'interno delle strategie e quindi questo è il ruolo che può avere l'economia sociale, intesa come delle attività che stanno sul mercato, ma che hanno una forte valenza sociale allo stesso tempo. Come vedevate dal video, comunque i dati sono molto importanti, l'Unione Europea ha avuto una serie di strategie nel corso degli anni per affrontare questo tipo di tematiche. Questa è quello che comunque è la sfida che abbiamo di fronte a noi e questo è molto importante in questo momento assicurarsi che il ruolo delle città sia presente anche nel cercare di segnare quello che è il futuro rispetto all'uso delle strategie dei finanziamenti. Questo perché? Perché in questo momento, comprensibilmente, si sta parlando moltissimo in termini, diciamo, di recovery fund, sì o no, rispetto al MES, ma non dimentichiamoci che comunque ci sono adesso gli accordi di partenariato tra gli Stati membri e l'Unione Europea e ci sono una serie di politiche di finanziamenti europei, primo fra tutti per esempio l'EU Green Deal, quindi l'investimento sulle energie rinnovabili. Questo è fondamentale, il fatto di fare in modo che comunque gli investimenti non vadano solo verso le grandi corporazioni che comunque hanno un poco impatto sociale sul territorio, ma che vadano in verità a rafforzare quello che è un tessuto già presente. Questo affronteremo meglio nella prossima sessione, ma è fondamentale comunque come tematica. Grazie. Grazie anche a te, Daniela. Beh, Aldo Bonomi è appunto direttore e fondatore di Aster. Aldo, Daniela mi ha aiutato a introdurre il ragionamento con te. Abbiamo visto le istituzioni, cosa sta accadendo alle comunità, alla parte invece più relazionale, più sociale. Prego Aldo, ciao e benvenuto. Con te ancora non ti sento, proviamo. Aldo, non risulta che è attivato l'audio, guarda un po'. Non è attivato l'audio, mi dicono. Adesso? Vai, forte e chiaro. Benissimo. Allora, beh, io spero di non abbassare gli scenari, ma io credo che Covid-19 come flusso che ha impattato nei luoghi e nei territori ridà
senso e significato alle città che si devono mettere in mezzo e devono abbassare lo sguardo. Partiamo dallo sguardo dei sindaci. Quando ho sentito Muzzarelli che ha abbassato lo sguardo rispetto alla nuova composizione sociale di Modena e del suo territorio e dice ho guardato alle imprese perché devo cominciare a rapportarmi con loro per designare il cambiamento. Quando ho sentito l'intervento del vice sindaco di Parma, che giustamente con una passione molto forte ha detto dobbiamo riguardare la nostra impotenza a raggiungere la filiera degli invisibili. Quindi dicendo in maniera molto chiara che la funzione della pubblica amministrazione molto spesso riesce a raggiungere solo i visibili e non gli invisibili dentro la composizione sociale. Quindi, a mio parere, spero che questa tragica esperienza che ha costretto i sindaci ad abbassare lo sguardo alla loro composizione sociale, come noi siamo stati costretti ad abbassare lo sguardo al nostro corpo, ovviamente, nella drammaticità. Questo sia stato un'esperienza estremamente importante, perché le città sono quei luoghi in mezzo ai flussi che impattano nella composizione sociale, nei luoghi, nell'antropologia, nell'economia, nelle culture. E quindi cosa ci aspetta adesso? La capacità delle città, se vogliono essere resilienti, di dialogare con ad esempio i flussi finanziari. Intendendosi per flussi finanziari, sappiamo tutti che abbiamo speranza che arrivino flussi di accompagnamento, il famoso piano Marshall europeo che ci aiuti dentro la crisi. Bene, i comuni devono incominciare a capire come si pongono rispetto a questa dimensione di negoziare con i flussi finanziari. Come? Ne avete discusso molto. I comuni devono negoziare con le internet company. L'intervento che mi ha preceduto ha messo in luce il discorso dei big data. Questo significa una capacità di negoziare con, virgolette, quelli che io chiamo i padroni della rete, cioè quelli che ovviamente determinano gli algoritmi. La socializzazione delle informazioni è importantissimo, ma sempre questo discorso rimanda alle nuove forme dei lavori. Smart working da una parte, certamente, innovazione, ma attenzione, sappiamo tutti, o almeno mi permetto di dirlo, che a seconda di come è applicato il lavoro da remoto è la prosecuzione di un vecchio lavoro, virgolette, decentrato da tanti punti di vista. E quindi come ci si muove rispetto a questo? Ma nello stesso tempo la filiera, la rete di distribuzione ci ha reso visibili ovviamente dei problemi sociali di cui bisogna occuparsi e non solo di questi. Aggiungo che durante il lockdown ci siamo accorti tutti della fondamentale, virgolette, i lavoratori dell'ultimo miglio, perché noi eravamo nelle case, ma nel deserto delle città, le città hanno retto perché c'erano i lavoratori dell'ultimo miglio. E quindi da questo punto di vista diventa importante capire cosa significa questo, che non è solo disegnare la Smart City, perché mi sia permesso dirlo, non c'è Smart City senza Social City. Non c'è dubbio che il problema è come ci accompagniamo dentro a questa nuova epoca, questa metamorfosi, perché è un problema certamente di educazione, di maieutica all'innovazione tecnologica,
ma è un problema di portare dentro i soggetti. E qui diventa molto importante capire come ci si muove. E quindi le città sono in mezzo ai flussi. Dobbiamo capire che abbassare lo sguardo e nello stesso tempo avere una capacità di comunicazione molto pacata, a mio parere, perché se mi è permesso, non c'è dubbio che partiamo tutti dalla città verde, ecologia, grandi cambiamenti, piste ciclabili, eccetera, ma ovviamente tutti siamo d'accordo su questo, ma il discorso della green economy che viene avanti significa in primo luogo che green economy significa incorporare il concetto del limite e un nuovo modello di sviluppo. E da questo punto di vista le città sono un laboratorio rispetto a questo. Con ultime due annotazioni. Attenzione, i problemi oggi sono nel pieno, non è il vuoto. Il vuoto è un'opportunità. Il vuoto rimanda a una dimensione ecologica, una dimensione di apertura. I problemi stanno nel pieno, quindi la città non deve essere il luogo della concentrazione, ma il luogo della distribuzione orizzontale. E quindi questo rapporto tra vuoto e pieno, a mio parere, è molto importante, perché le città si sono costruite su una cultura del pieno. Oggi come oggi, il vero problema, abbiamo capito l'importanza del vuoto. Ultima battuta, c'è un discorso molto importante che riguarda il rapporto tra community e comunità. In questa fase abbiamo riscoperto la comunità di prossimità. Cosa significa questo? Sono d'accordo con Muzzarelli anche qua. Non è la giusta distanza, è la voglia di comunità che ci ha tenuto assieme. Abbiamo cercato di animarla e di tenerla in piedi con una rete di tecnologia a supporto, ma è la comunità. E quindi anche qui ripartire dalle comunità di quartiere, dalla prossimità, diventa fondamentale anche per l'innovazione. Mi fermo grazie, qua. Grazie Aldo, anche te, poi faremo un altro giro, come al solito molto, molto diciamo stimolante. Il dubbio è che in questo momento alcune realtà ci chiedono di continuare a riempire i pieni piuttosto che ridistribuirci. Questa a volte, questo appello di alcune realtà territoriali del tornare a lavorare come se ci fosse questa necessità assoluta di continuare a riempire i pieni, ma ne parliamo nel secondo giro. Chiudiamo questo primo giro con Edoardo Perone, Huawei, Vice President Europe Region. Chiudiamo questo primo giro e con te, Edoardo, apriamo anche il secondo, quindi 8 più 2 minuti. Che domanda introduciamo, Daniele, per il secondo giro? Io credo che, diciamo, dopo aver abbassato lo sguardo, come ci ha giustamente ricordato Aldo Bonomi, adesso rialziamolo e cerchiamo di guardare che cosa può succedere alle nostre città nel futuro sulla base dell'esperienza che è stata vissuta in questi mesi. Allora Edoardo, 8 più 2, così tu chiudi il primo giro e apri il secondo e poi continuiamo con gli altri colleghi. Vai Edoardo. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Ho seguito con molto interesse il primo giro, che si collega perfettamente al secondo giro. Evidentemente Huawei come leader tecnologico può mutuare un'esperienza worldwide che gli consente di avere una visione ampia sul mondo delle smart city e anche dello smart environment in maniera più ampia. Risulta abbastanza evidente dalla disamina che ho ascoltato anche da parte degli amministratori che in questo periodo di crisi ha funzionato molto bene la resilienza dell'individuo o diciamo oltre le aspettative, tanto da complimentarci con la capacità degli italiani, di questo sono orgoglioso in quanto italiano. Probabilmente ha funzionato anche molto bene la resilienza della collettività. Ritengo che invece la resilienza della città, del sistema amministrativo come sistema più ampio, ha funzionato, ma grazie a tanta buona volontà, ipotizzando che sono state utilizzate solo piccole parti di quella tecnologia che invece può migliorare e abilitare di tanto il sistema. Cioè, quello che voglio esprimere è un concetto molto semplice.
La storia dell'umanità è stata, diciamo, sempre caratterizzata, c'è un libro di Diamond molto interessante, Armi, acciaio e malattie, no? dalle guerre, fortunatamente è tanto che noi non affrontiamo una guerra, almeno all'Occidente, in Italia, ma sicuramente l'innovazione, l'acciaio e le malattie, noi non ci aspettavamo una pandemia, impattano tantissimo. E questo è il momento in cui un sistema organizzato, un sistema città, può dare il suo valore, può consentire la gestione straordinaria del modello territoriale. E in questa logica arriva un po' il modello Huawei, che è un modello... Io ho lavorato molto durante il lockdown, peraltro sono stato in Italia come molto a casa, poi sono andato e ho lavorato su tutti i temi, diciamo, di tecnologia, cercando di comprendere come supportare, diciamo, il sistema paese. E ci siamo convinti durante questo periodo che il modello che va applicato, il modello che va al di là del singolo vendor, è un modello generalizzato, è un modello in cui vi deve essere una forte collaborazione tra il sistema delle amministrazioni pubbliche. Direi il sistema Italia nel suo complesso, partendo dalle amministrazioni, passando per le università, per i grandi centri di ricerca, passando per i sistemi industriali, locali e territoriali, affinché si possa comprendere su ogni singolo territorio l'esigenza. L'esigenza intesa per fare cosa? Per garantire la governance del territorio, quindi la città in questo senso, per garantire il benessere dei cittadini, non in senso retorico, ma in senso di miglioramento delle condizioni di vita, anche in condizioni difficili, quali sono state quelle del lockdown e del post-lockdown, ma soprattutto per reagire a quel sistema di difficoltà che l'intera catena economica ha. E quindi, perché no, utilizzare questo momento tecnologico anche per supportare il sistema delle aziende e a maggior ragione delle aziende locali. E quindi entriamo in tutta la catena fino alle comunità di cui parlavano, diciamo, gli speakers che mi hanno preceduto. Ed in questa logica quindi che noi ci muoviamo, è una logica in cui la tecnologia è al servizio del sistema, è un modello nel quale noi chiediamo ai partner, soprattutto italiani ma anche internazionali, noi nel tempo abbiamo lavorato con partner di tutto il mondo e abbiamo sviluppato in 120 città del mondo, in 40 diversi paesi, delle smart city che hanno nel sistema intelligente, nella parte centrale, la loro chiave. Noi siamo leader nelle infrastrutture con il 5G, con la fibra to the, quello che vogliamo, X, con la digital power, siamo leader nelle piattaforme, ma non è questo il problema. Il vero problema è trovare, così come è successo anche in Italia, in un caso di successo che abbiamo in Sardegna, un momento di confronto con gli amministratori in maniera tale che si possa generare il migliore utilizzo di quelle risorse che ci sono. Io quando leggo sui giornali, diciamo, investimenti di milioni di billion, noi per digitalizzare, tutti dimenticano una cosa, a mio parere. Digitalizzare un'azienda è cosa molto più semplice che digitalizzare la pubblica amministrazione. Non è un caso che le grandi corporate hanno reagito in maniera trasparente anche insieme con il Covid. La pubblica amministrazione ha bisogno di qualcosa di diverso. Ha bisogno di un sistema sicuramente infrastrutturale, ha bisogno di un sistema di piattaforme, ha bisogno di raccogliere quel flusso di informazioni e quei dati che le consentono nei vari verticali di gestire il territorio. E chi gestisce è sempre un uomo, non dimentichiamolo. Anche se io appartengo a una grande azienda tecnologica, io dico che, attenzione, non si può fare a meno dell'intelligenza dell'uomo. E l'intelligenza dell'uomo ha bisogno di un sistema che gli consenta di decidere. Quindi l'intelligenza artificiale, il cloud, tutte belle parole, ma se non le riusciamo a trasformare in qualcosa di concreto, in qualcosa dove sia il singolo amministratore, sia il singolo tecnico dell'amministrazione comunale, sia il cittadino comprendono che la tecnologia è un mezzo, ma ciò che è dietro la tecnologia è il dato, è quello che va all'amministratore per gli consentire di gestire
la mobilità, i quattro famosi pillars della città resiliente di Ernst & Young, studio 2020, la mobilità, la connettività, la gestione del dato e lo smart healthy. Sono tutti temi che il Covid ha amplificato, che il Covid ha reso necessari. Parliamo dello smart healthy. Durante il periodo di Covid noi abbiamo operato con alcuni ospedali in grande, voglio dire, understatement, perché abbiamo provato a dare il nostro contributo. Ma ciò che è emerso è che banali infrastrutture tecnologiche sono servite a ridurre i rischi di infezione, sono servite a far sì che vi fossero semplici comunicazioni. Quindi è questo il vero tema. Il vero tema è comprendere che è un mercato, se vogliamo parlare di mercato, ad ampio spazio. È un mercato dove la socialità, la struttura della città, il disegno della città devono convergere, debbono lavorare in un sistema dove la tecnologia è l'abilitatore. La tecnologia è quel sistema di supporto e quella rete che ci consente di fare le cose. Anche se ci riflettiamo in termini di lockdown, che cosa è stato utilizzato? Una connettività talvolta buona, talvolta meno buona, ma comunque dobbiamo ringraziare almeno le grandi città di essere riusciti a connetterci col mondo esterno. Abbiamo utilizzato alcuni servizi elementari, alcune piattaforme OTT, ma non c'è stato un sistema territoriale, locale, che ha garantito una gestione del territorio stesso. Quindi io penso che questo sia il messaggio che voglio lanciare. Lo dico anche ai vendor concorrenti, lo dico ai partner. È un mercato ampio. Il problema è concentrarci in maniera seria. Il lavoro che io sto facendo ultimamente con le amministrazioni post-Covid è dire: noi vogliamo arrivare e inserire, parlare, aprire dei tavoli, comprendere le esigenze, aprire dei joint innovation center dove possiamo far confluire la qualità del territorio che viene a porsi in una simbiosi con la tecnologia. E anche le tecnologie devono essere varie, perché questo è un sistema che deve essere ampio, aperto, interoperabile, non può essere chiuso, non ci possono essere barriere, perché è un sistema dove chi ci amministra, le persone che noi mandiamo lì a governare, hanno l'esigenza di comprendere i nostri problemi e di avere delle modalità di gestione del sistema migliori. Parlo di smart healthy, parlo di smart metering, parlo di smart XX, ma attenzione, non in logica stand alone. Troppo spesso noi confondiamo un'applicazione smart con la gestione smart del territorio. Non è questo, e questo è il mio invito, e questo è il messaggio che io voglio inviare a livello di mia esperienza europea, esperienza worldwide, e quello che è avvenuto nelle principali città del mondo. E chiudo dicendo una cosa molto importante, secondo me. Quando mi hanno detto di trovare un claim per la nostra white paper sullo smart healthy, la tecnologia, no, il cloud, no. Il vero claim è questo: la tecnologia di qualunque colore sia, le persone insieme per sviluppare una digitalizzazione sostenibile, seria in questo paese, promuovendo la cosa più importante che abbiamo, le eccellenze italiane, in termini di turismo, in termini di capacità, grazie, in termini di tutto. Grazie. Grazie a te Edoardo, finiamo con questo, l'eccellenza. Vai Daniele, facciamo quest'ultimo giro che invece è velocissimo, è un minuto, non possiamo dare di più ai nostri ospiti. Vai. Essendo un giro di un minuto, io chiederei una cosa che i nostri amministratori, i nostri operatori di impresa, i nostri osservatori è importante portare avanti nei prossimi mesi sulla base di queste velocissimi idee. Muzzarelli. Ancora no? Mi sembra non Muzzarelli, sindaco, è ancora chiuso l'audio. Ci siamo. Vai. Allora, la cosa rapidamente. Il tema è al centro di tutto il comune, la città. Non c'è un riconoscimento strategico del ruolo di interconnessione del sistema delle città. O passa questo o tutto è più complicato. Il dibattito di oggi l'ha evidenziato. Convincere tutti da Roma in giù perché
Le città sono la forza, valore e capacità di ripartire meglio e insieme. Questo è un problemone, perché se Modena viene punita perché non può neanche sostituire il personale per metterlo in movimento, perché ha un bilancio straordinario, senza debiti, ma con le regole attuali è bloccato, non c'è storia. Secondo noi dobbiamo lavorare con il sistema, con una grande cooperazione. Noi abbiamo fatto un tavolo unico, patto per Modena sostenibile, solidale e competitiva, e quindi dobbiamo sfidare lì, lo facciamo insieme, perché la cooperazione è fondamentale, usando le tecnologie, usando la creatività e la capacità per creare nuovo lavoro. Ci sono tutti gli spazi per farlo, bisogna crederci. Grazie Sindaco, ci vediamo tra l'altro, appunto abbiamo già detto e annunciato a settembre a Modena per riprendere questi argomenti. Marco Bosi. Marco? Ecco, vai. Ok, sì, diceva non è facilissimo una cosa sola, però penso che un po', anche diciamo in chiusura di quello che ho detto prima, si parla a volte nelle emergenze di poteri speciali, di derogare alle norme, ma se c'è bisogno di derogare vuol dire che la norma non è efficiente, quindi il tema è di dotare il paese, le città, di norme che permettano di avere una risposta efficiente, rapida a situazioni come queste. Non è accettabile che ci vogliano 10-15 anni per cambiare l'impostazione di una città, si è citato tanto la mobilità, insomma, i temi sono i più svariati. Le città devono essere messe in condizione, le amministrazioni messe in condizione di scaricare a terra le visioni, le politiche. Oggi spesso non ci riusciamo, quindi si parla di DL semplificazione, bisogna partire dal presupposto che non siamo una categoria di disonesti e l'ultimo codice degli appalti spesso sembra partire da quel ragionamento, metterci in condizioni di fare le cose. Grazie Marco. Alberto Poli. Sì, dal punto di vista della tecnologia, allora indubbio che la pandemia e l'emergenza hanno accelerato il processo di digitalizzazione, il tema dello smart working se ne è parlato, ma c'è la necessità di trovare un giusto equilibrio per uno sviluppo sostenibile, quindi utilizzare lo smart working in maniera smart. Poi due rapidissime considerazioni riguardano l'aspetto dell'IT come abilitatore per la pubblica amministrazione, che non è solamente tecnologia, ma è anche, vuol dire anche persone e processi, quindi semplificare i processi, semplificare l'interazione con la pubblica amministrazione, aiutare le persone a formare gli skill, a creare organizzazioni che siano in grado di sfruttare al meglio la tecnologia. Ultimo aspetto è il ruolo dei vendor di tecnologia nel creare un ecosistema aperto senza lock-in dal punto di vista tecnologico e quindi con la capacità di dare piattaforme e non prodotti che siano funzionali a ottenere gli obiettivi e a integrarsi fra di loro e quindi a creare un vero abilitatore per la crescita. Grazie Alberto. Daniela Patti. Una cosa, l'uso strategico dei fondi europei è fondamentale in questo momento, se non si parla d'altro che di recovery fund, MES e così via, ma non dimentichiamoci che adesso ci sono gli accordi di partenariato, ci sono i finanziamenti per l'EU Green Fund e noi sappiamo che in realtà in questo momento le città stanno avendo un ruolo meno forte nella discussione, una discussione che viene portata avanti principalmente dagli stati membri. Assicuratevi come città di entrare a far parte della discussione e mettere sull'agenda quelle che sono le vostre istanze, perché per rafforzare la coesione sociale e affrontare quelle che sono le fragilità che sono emerse evidentemente da questa pandemia e purtroppo sappiamo che saranno ancora più evidenti nei prossimi mesi e nei prossimi anni, non è solo una questione di allocare risorse, ed è fondamentale, ma è anche un approccio, una strategia rispetto all'uso dei fondi e quindi il fatto di fare in modo che l'uso dei fondi anche per questioni ambientali abbiano una forte componente sociale, che i finanziamenti legati alla dimensione tecnologica abbiano una forte componente sociale è fondamentale e questo, come veniva detto dagli speaker precedenti, è fortemente legato alla questione degli appalti e alla questione della prospettiva e come questi finanziamenti si radicano all'interno della visione strategica della città. Grazie Daniela. Aldo Bonomi e poi un minuto anche a Daniele. Aldo. Eccomi. Ma allora ho detto prima abbassare lo sguardo, se dobbiamo invece alzare lo sguardo, credo che la cosa sia portare dentro la cittadinanza, che è il concetto vero che rimanda alla città, la comunità larga,
fare della cittadinanza una comunità larga, che non è solo il volontariato, il terzo settore, l'esercito dei buoni che ci ha permesso di raggiungere gli invisibili, ma attenzione, par bene l'insegnante, la scuola è un pezzo di comunità larga. Aggiungo, fare il sindacato in maniera negoziale rispetto ai cambiamenti e non rispetto solo ai buoni mensi è comunità larga. Fare bene la medicina di territorio è comunità larga, ma attenzione, la comunità larga significa dare potere alla città di negoziare con i flussi, che è proprio quello che dicevo prima, la capacità delle città di muoversi rispetto ai flussi della finanza, alle internet company e big data, i flussi delle migrazioni, i grandi processi, i flussi della green economy arrivano, e quindi la capacità. Però se la cittadinanza non si porta dietro la comunità larga, a poca forza negoziale. Capisco i problemi posti da Muzzarelli e dal vice sindaco di Parma di un ruolo delle città anche dal punto di vista della macchina amministrativa, ma attenzione, se la cittadinanza non si porta dietro la comunità larga, perde ruolo e perde funzione. Grazie Aldo, anche a te. Daniele, un minuto. Passare dalla straordinaria capacità di reazione all'emergenza all'ordinaria capacità di innovare in modo continuativo. Io ero ragazzo, ci fu il terremoto in Irpinia, ci fu una grandissima partecipazione di volontariato, di impegno, rimase poco. Terremoto in Friuli, se ne fa un sistema, si costruisce qualcosa che resta alla nostra protezione civile. Grazie Daniele, grazie a tutti voi, grazie alla sindaca Virginia Raggi, grazie all'assessora Tajani. Come vi dicevo all'inizio, scusate questi tempi, ma sono i tempi, ahimè, di un formato di questo tipo, ma ne continueremo a parlare. Ne continueremo a parlare appunto in occasione di Modena Smart Life, ne continueremo a parlare in occasione di Forum PA 2020 di novembre, ne continueremo a parlare ai City Rank di dicembre. Quindi temi fondamentali, vi ringrazio per i temi sollevati, ci sentiamo le prossime settimane. Ciao e grazie a tutti.